Pace e bene, amici miei. Nella aritmetica o nella matematica noi sappiamo che 1 più 1 fanno 2, no? Ma secondo lo spirito di Gesù, come lo troviamo in questa 27ª domenica nel tempo ordinario, Gesù ci fa capire che 1 più 1 fanno 1 e non 2. Tutto questo possiamo provarlo dalla prima lettura di questa domenica, tratta dal libro della Genesi, dove il Signore disse così nell'ultimo versetto: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Vedete, amici miei, allora, 1 più 1 fanno 1. Il marito più la moglie fanno un'unica carne e non 2. Anzi, nel Vangelo il Signore Gesù va oltre, perché disse così: non sono più 2, ma una sola carne. Così lui voleva mostrarci la sacralità di questo legame, e non solo, voleva mostrarci la profondità di questo legame tra marito e moglie. E questo legame nessuno può e deve o provare o azzardare a scioglierlo. Infatti Gesù che cosa ci ha detto nel Vangelo? Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Allora Dio ha congiunto, non gli uomini. Allora non si può entrare in un territorio che non sono nostro. Questo legame tra marito e moglie è un affare di Dio, e noi con le leggi che facciamo del divorzio stiamo entrando negli affari di Dio, e non si deve entrarci, amici miei. E nessuno, amici miei, ha il diritto di infrangere i diritti degli altri, soprattutto se questi diritti sono di Dio, perché questo fu il comandamento di Dio nell'inizio della creazione. Ma qualcuno può dire che queste leggi di Dio sono per i cattolici, per i cristiani. Ma no, amici miei, perché Gesù disse così: ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Ecco, amici miei, nell'inizio della creazione non c'erano i cristiani o i cattolici o i musulmani o i hinduisti, nessuna religione, soltanto Dio e l'uomo. Allora questa legge vale per tutti gli uomini, e per questo Gesù disse: dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. È un diritto divino, un diritto di Dio, e nessuno deve infrangere questo diritto di Dio, cari miei. Allora, quando facciamo le leggi del divorzio, che cosa stiamo facendo? Calpestando questo diritto di Dio. Ma qualcuno può dire che anche Mosè ha accettato il divorzio. Ma
Sentite che cosa disse Gesù ai farisei quando loro chiesero l'opinione di Gesù su questo tema. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma Gesù rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» E loro dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Ecco, cari miei, Gesù chiese ai farisei non al riguardo il permesso dello scritto di ripudio, ma chiese loro che cosa ordinò Mosè, perché Mosè non ha mai infranto la legge di Dio, che è chiarissimo. In Malachia 2:16 dice il Signore: «Io detesto il divorzio». E Gesù rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma». Ecco, non per la volontà di Dio, perché sappiamo qual è la sua volontà: che due che si sposano rimangano legati insieme per sempre, cari miei. Questo è l'intento di Dio, perché, come abbiamo detto prima, un corpo più un corpo fanno una sola carne. E poi, cari miei, sapete perché Mosè ha dato questo permesso per una scrittura di ripudio, di divorzio? Lui voleva proteggere la moglie, la donna, perché senza questa scritta, se lei avesse sposato senza questa scrittura, sarebbe stata accusata di adulterio e sarebbe stata lapidata, cari miei. Allora, con questa scritta, Mosè voleva proteggere la donna. Allora, cari miei, chiediamo al Signore perché tutti noi, tutti gli uomini, non soltanto i cattolici o cristiani, capiamo ciò che c'era e c'è nel cuore del nostro Padre che è in cielo, che quando faccia una legge la fa soltanto per il nostro bene. Guardate, quando noi facciamo le nostre leggi, questi del divorzio, che caos hanno creato questa legge. Non bisogna fare dello studio perché si vede le conseguenze di queste leggi che non sono fatte da Dio, ma da noi, per la nostra durezza del cuore. Chiediamo al Signore di avere, come disse Gesù, un cuore di un bambino, che sentiamo il bisogno del nostro Dio e di obbedire con cuore ciò che Lui ci comanda, perché i comandamenti del Signore ci porta tanta gioia. Saluti dal nostro eremo di Lecelle a Cortona, in Italia, cari miei. Il Signore vi benedica e vi dia tanta pace e tanto bene. Ciao ciao!